Collegamento Centro Storico Università di Teramo, funivia sì, funivia no. Il Masterplan prevede per questa infrastruttura strategica la somma di 10 milioni di euro, ma l'amministrazione comunale sembra non considerarla prioritaria e chiede di spostare il denaro su altre emergenze cittadine. Questa mattina a spiegare i meccanismi di finanziamento della funivia teramana è stato il governatore D'Alfonso, ospite della commissione urbanistica allargata del Comune di Teramo. Commissione che avrebbe dovuto prendere una decisione definitiva sul progetto in vista del Consiglio Comunale di domani e invece... Oggi diciamo che è uscita un po' fuori da, direi un po' da tutti, il fatto che in questo momento tutti ritengono che questo progetto diciamo, non sia opportuno in questo momento storico per la città, senza entrare nel merito poi di quello che è il progetto. Ci sarà la possibilità di entrare eventualmente nel merito perché il governatore si è impegnato a dare la, come dire, tutto il materiale necessario, però è chiaro che insomma, mi sembra di capire un po' da tutti gli interventi, anche di quelli diciamo, di una parte dell'opposizione, ma direi anche forse di più di una parte, che insomma, questo progetto non è condiviso. Ecco. Ma perderemmo i soldi però? No, su questo però ecco, io sono stato diciamo, su questo molto chiaro. Innanzitutto il primo discorso è che nelle more che il Consiglio Comunale si determini non si deve assolutamente andare avanti e quindi nessuna conferenza di servizi. Che i soldi restano a Teramo e questo è fondamentale e che poi per studiare e valutare eventualmente quali altri progetti si vuole finanziare con questi 10 milioni di euro che sono davvero tanti. Insomma, Teramo credo che oltre alla funivia abbia diciamo, altre priorità, soprattutto in questo momento. Tra gli interventi registrati in commissione non c'è stata comunque unanimità in maggioranza nel bocciare la funivia. Tra i consiglieri di centrodestra c'è anche chi ha evidenziato che per il commercio del centro storico questo collegamento sarebbe una manna perché permetterebbe finalmente di intercettare i 7.500 universitari che studiano in città.